Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Inazuma Eleven Strikers. Siamo nel terzo episodio, sono contentissimo di come è iniziata questa serie. Oggi sono qui di nuovo con la mia maglietta, trovate il link qua sotto per acquistarla. Mi raccomando ragazzi, tantissimo supporto per questa serie, così come avete fatto appunto negli scorsi episodi, con pollicione all'insù e tanti, tantissimi consigli. Grazie mille ragazzi, io ho cercato di leggere il più possibile, mi avete consigliato tutto, praticamente tutto. E ho cercato di mettere in pratica alcune cose, ovviamente, pian piano ragazzi. Allora, intanto la prima cosa che mi avete consigliato è ovviamente quella di sistemare la rosa, ed era una cosa che effettivamente non ero riuscito a fare, perché qui, invece di andare in dati giocatori o lega, bisogna andare in impostazioni. Non capisco perché impostazioni, vabbè, impostazioni della rosa, volendo ci si può arrivare. E quindi ho inserito nella rosa, sempre se la apre, perfetto, ho inserito, come mi avete anche detto voi, Jude, Eric e Bobby. Quindi la squadra è diventata sicuramente più forte rispetto a prima, anche se ha perso un po' di legame. In più non capisco perché un sacco di persone mi hanno detto recluta Byron, e l'avevamo già fatto. Quindi ok, è già in squadra ed eccolo lì. Bene, questa è la nostra squadra. Ho preso la decisione importante di portarvi con una determinata cadenza questa serie, ovvero ogni domenica, come da simulare un campionato vero e proprio di calcio. Infatti ogni domenica vi porto una nuova partita. Ovviamente ci può essere qualche eccezione, ma direi che in generale andrà in questo modo. Mi avete anche consigliato di fare una partita, una sfida contro la Raymon numero 2, ovvero quella post della prima serie, dovrebbe essere così, e quindi sono un po' più forti e si possono reclutare gli stessi giocatori, credo, che abbiamo fino adesso, ma potenziati. Quindi oggi ci facciamo questa sfida. Ho anche migliorato, cioè ho aumentato un pochettino la difficoltà, e in più ci sono certe cose, certi consigli che mi avete dato durante la partita per quanto riguarda i comandi. Vediamo se ci riesco quelli. Comunque cercherò di seguire tutto quello che mi avete detto. Non so se scegliere Timmy o Steve qui a destra. Per adesso lasciamo comunque lui, e direi che possiamo andare così. La squadra è quella che vi ho detto fino a un istante fa. Quindi pronti via, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo una nuova partita. Campo nuova Raymon, sfida Raymon versus Raymon. La squadra è la stessa. Ancora non mi hanno convinto i nomi, mi avete suggerito tantissimi nel primo episodio, davvero tantissimi. Però molti erano Freakmon, e sembra il nome di un Pokémon più che il nome di una squadra. E sicuramente la Raymon direi, quindi ci sta come scommessa. Potremmo scommettere che vincerà la Raymon. Axel, attenzione, non intende trattenersi. E voglio provare il tiro. Se no, ma che... devo migliorare un attimino con i tasti. C'ho un doppio Jude, c'ho un doppio Jude. Ah ok, così cambiavo il personaggio. Oh mio Dio, dove sta andando? Ok, bravo Bobby. Allora, mi sono confuso con l'altro. Ok, vai. Posso tirare? Sì, posso tirare. Attenzione. Ma Mark era lì in difesa. Ah ok. Vai. Vai Axel. Tornado di fuoco. Vediamo se riusciamo a segnare. Ah ok, è già... ok, è già la squadra di Inazuma Eleven 2 in realtà, piuttosto che la fine di Inazuma Eleven 1. Attenzione, 1-0. Wow, Axel Blaze comincia subito con un tornado di fuoco che va a segno. E quindi 1-0. Perfetto. Ho migliorato anche un po' il legame tra i due attaccanti. E quindi in questo momento dovrebbero essere in grado i miei due attaccanti. Che fa Timmy? Si dimentica del pallone. I miei due attaccanti dovrebbero essere in grado di effettuare. Dove vai tu? Vieni qua. Ok. No. Ah, pensavo fosse avanti Kevin, invece era proprio lì. Torre inespugnabile, bella forte. Ok, è bella forte, bella forte. Come tecnica. Difesa impenetrabile, però anche io non scherzo. Ah, ho tirato da lì, praticamente. Proviamo a fare il tiro con Kevin. Voglio fare il tiro con Kevin. No. No, ho sbagliato tasto. Va bene, proviamo così. Proviamo così. Voglio fare così. Voglio fare il tiro combinato. Dov'è Axel? Dov'è Axel? È qua. È qua.
Non so se me lo fa il tiro combinato. No, mi sa che fa il Dragon Crash normale. Se non sbaglio dovrei comunque avvicinarmi a... al compagno e poi fare il tiro caricato. Boh, vedremo dopo. Mano del colosso. Kevin 2-0. Mamma mia, che potenza lì in attacco. Raymond batte il calcio d'inizio. Ah, appena battiamo loro, se riusciamo, andiamo anche a reclutare Sean Frost. È davvero forte. I dribbling sono un pochettino più difficili. Poveraccia. La difesa è impenetrabile. Con Byron ho fatto... Oh, vabbè. Babbi, fai qualcosa. Mi sa che questo... Sarà un bel problema. Mano del colosso. Vai. Vai così, vai così. La vedo un po' difficile per Mark. E invece, attenzione. Attenzione, l'ha parata. Ok, possiamo andare. Andiamo. Non avete speranze? Cosa? Cosa ha detto? Ok, Jude contro Jude. Prova il dribbling. Attenzione, lo supera. Però non ha a chi passare. Lo supera di nuovo Jude. Il tiro normale, credo, come mi avete detto tutti quanti, è la cosa più difficile segnare con il tiro normale. Passala. Tengo premuto. No. Volevo fare un po' di possesso palla in difesa. Vabbè, anche per te è un po' difficile segnare così. Ok. Vai Timmy. Stringete la difesa. Attenzione. Ok. No. E non mi fanno nemmeno ripartire. Stanno facendo un pressing alto. Danza del fuoco. Ok. Che è successo? Oh mio Dio. Bravo Mark. Non riesco a superare la difesa avversaria. Il centrocampo anzi. No. Bravo. Bravo Jack. Ok. Mannaggia. No. Ok. Andiamo, quello è volato via. Ok, possiamo andare. Stanno volando tutti via. Dai. Vai ora. Tocca a me. Dragon Crash. Ma no, ma io vi volevo far vedere il tornado. No, il tornado di fuoco, il Dragon Tornado. Mano del colosso. Stavolta l'ha parata. Va bene. Era imbattibile su 2-0. Non lo puoi dire, però va bene. Attenzione Jude, passala. Ok. Posso scuotere. Ok, bravissimo. Scuotere pentino. Sono davvero inarrestabile. Posso anche tirare. Non adesso Jack. Mi ha fregato. Era di roccia. Ok. Difendiamo. Ok, mi sa che mi ha saltato. Tornado inverso. Sta tirando da lì. Non ho mai visto un tiro del genere. Vabbè, proviamo a fare la mano del colosso, così. Io sto provando a premere 1 e 2, come mi avete detto voi, mentre faccio la parata, per cercare di farla più potente. Forse è per questo che sto riuscendo a parare. Finisce la prima frazione di gioco, signori, risultato di 2-0 dopo i primi 30 minuti, gol di Axel e Kevin. Io direi di iniziare subito il secondo tempo, 5 tiri e 5, come potete vedere, aumentando la difficoltà è molto più combattuta la partita. In più loro sono abbastanza forti. E allora, potrei switchare Timmy, se me lo fa switchare, no? Posso cambiarlo? No, forse non lo posso cambiare, posso cambiarlo solamente tra di loro e non con la panchina. Credo, non lo so, però a me comunque va bene così la squadra, l'ho scelta così e mi va bene. Siamo di nuovo in ripresa, no, sicuramente tempo. Ci sarà un modo per cambiarlo con la panchina. Raymond contro Raymond, parte il secondo tempo, i secondi 45 minuti, il risultato è ancora fermo sul 2-0. Tornado di fuoco da centrocampo praticamente, vabbè. Un colpo veramente micidiale. Io direi di fare mano del colosso. Ah, così, ok, è aumentata la fiamma, ha fatto... Quindi forse... capito come potenziare. Forse, non lo so, vedremo.
Faremo vari esperimenti, miei cari telespettatori. Pappe molli a chi? Non si passa, ci penso io. E vabbè. Turbina rotante. Ok, mi ha tolto il pallone Steve. Può ripartire allora la Raymond. Però c'è Jude, attenzione, supera. Jack ne ha stesi due con una scivolata, va bene. Proviamo a fare il passaggio per Axel, che prova a caricare il tiro. Voglio tirare assieme a Dragonfly, ma viene bloccato il caricamento. E quindi niente. Bravo. No. No. No, 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 no. Tornate indietro. Difendete il tromba torrione. Ok. Andiamo. Andiamo con Axel. Va. No. Ok. No. Avevo premuto il tasto per fare la scivolata prima. Mark, cosa? Cosa, Mark? No. No. Non fare il tiro da qui. Ok. Ma ce l'hai tu la palla? Ma è un tiro respinto in Azuma. Vabbè, ok, proviamo a fare la mano del colosso 2. Ok, così l'ho potenziato. Ok, l'ho potenziato. Forse si può fare per ogni tipo di tecnica potenziare in quel modo. Ok, proviamo. Proviamo a fare il tiro. Proviamo a fare il tiro con Jude. Vai! Ah no. Per adesso ancora non ha una buona tecnica, forse in attacco. Vai Jack. Bravo. Byron, ah, volevo farvi vedere qualche tecnica di Byron, quindi magari se ci riesco. Ok, vai. Dovrei avere il salto temporale, però adesso non era pronto. Turbina rotante. La difesa è impenetrabile. Si gioca molto qua al centrocampo. Attenzione, non te lo farò fare. Cos'è la scivolata? Scivolata micidiale, esatto. La difesa è impenetrabile. Voglio far tirare Byron. Voglio far tirare Byron. Fatemi tirare con Byron. Vai. Signori. Forse devo potenziare così, no? Supremo. Colpo. Supremo. Non ce la fai. Non ce la fa a pararla. Questa è dentro. Insuperabile. Vediamo se è dentro. L'ha parata, non ci credo. Ha parato il colpo supremo. Ok. Continuiamo ancora ad attaccare. No, no. Proviamo così. Perché c'era Jack che mi avrebbe tolto il pallone. Dragon Crash. Vediamo se così va. Prima ha parato il colpo supremo. Forse adesso però non poteva farlo. Quindi mano di luce. Attenzione. Attenzione. L'ha parata. Forza. La parata. E Jack. Vai Jude. Vai di nuovo Byron. Non volevo tirare così al volo. C'è Sean. Attenzione a Sean. Attenzione Timmy. Vai Timmy. Vai Timmy. Superalo. Largo. E il piccolo Timmy con gli occhi a X. Vortice implacabile. Perfetto. Non hai un tiro tu, vero? Non hai un tiro? No. Passiamo il passaggio. No. Peccato. Non me l'aspettavo. Torre inespugnabile. Nel secondo tempo non siamo riusciti a perforare la difesa avversaria, ragazzi. Si sono sistemati molto meglio rispetto al primo tempo. Soprattutto il portiere è riuscito a migliorare la sua partita in una maniera indescrivibile. Attenzione. Attenzione. Carica. Non ce l'aveva. Ah, ok. Devo stare più attento giù. Ok. Ok. Dovevo tirare perché ero vicinissimo. Altrimenti sarei dovuto tornare indietro. Potevano togliermi il pallone. Vai. Tocca a te. Vai, Kevin. Dragon Crash. Dai, col Dragon Crash. Colpo veramente micidiale. Cioè, il pallone è già lì a due passi da lui. Mano di luce. Vediamo se riesce a pararla oppure no. L'ha parata un'altra volta. Nonostante avessi il furore. Tiè, non riesce a passare. C'è il muro di roccia. Muro di roccia! Ho fatto bene, l'ho imitato benissimo. Sto ridendo. Passiamo la Byron. Andiamo. Carica. Ancora non ce l'ho il tiro, mannaggia. Dai. Ok. Ok, tira. Dai di nuovo col colpo supremo.
Supremo! 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 Colpo dende! Dai, dai, dai! E dai, ogni volta che tiro con il colpo supremo hai la mano del colosso, la mano insuperabile. Signori, 3-0. Byron Love, oh Afrodite, segna il 3-0. Che tiro divino. Lo rivediamo, signori. Torna indietro perché era indeciso Byron. Poi di nuovo, sterza, carica il tiro. E anche se pressato da Jude, il nostro Afrodite. Boom. Colpo supremo, 3-0. Va bene, non c'è bisogno che vediamo proprio tutto. Il colpo supremo l'abbiamo visto. 3-0 28esimo, sta per finire questa partita che è molto molto emozionante. Mi piace molto di più quando è così, piuttosto che il 6-0 dell'altra volta. Vai, largo. Vai Timmy. Attenzione Timmy che supera Jack. E può andare, può immolarsi verso la porta. Possiamo tirare al volo. Provate a fare il gol, cosiddetto gol, vabbè, della... E attenzione, Jude, dovresti avere... Cioè, la difesa si è immobilitata subito appena Jude ha iniziato a caricare il tiro, va bene. E vabbè, mi hanno tolto il pallone, ok. La partita dovrebbe essere finita, arbitro fischia, arbitro fischia. Vabbè che ormai anche se segnano non recuperano. E infatti, triplice fischio dell'arbitro. Abbiamo vinto. 3-0. Ok, ottimo. Primo gol di Axel, secondo di Kevin e terzo di Byron o Afrodite. 14 tiri a 7. Devo dire che il primo tempo è stata molto equilibrata come tiri, infatti erano 5-5, però abbiamo segnato due gol. Il secondo tempo invece abbiamo tirato solo noi praticamente e abbiamo segnato un solo gol. Comunque, bene, bene, bene. Mi è piaciuta come partita, la squadra si è comportata molto bene, il livello in campo era molto alto anche degli avversari. È un bel po' di legame, ottimo, e anche puntina Azuma, che mi servono per reclutare un po' di gente. Infatti adesso volevo provare a reclutare qualcuno. Bene. Ok, da qua vedo il legame. Vedete il legame tra Axel e, se riesco a prendere, Kevin. Dov'è Kevin? Kevin? No. Cosa stai facendo? Prendi o Kevin o Axel. Ok, volevo vedere tra Axel e Kevin. Eccolo qui, finalmente ce l'ho fatta. 67% avevano appreso appunto le tecniche. Però perché non... Dragon Tornado, esatto, è qua, l'avevo fatto apprendere. Però non l'hanno voluto fare oggi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Usciamo. Usciamo. E come mi avete consigliato, fai una partita e un training. Adesso faremo un training insieme. Ok, complimenti. Perfetto, ora puoi ingaggiare giocatori da Raymond 2. Ora puoi avere Aquilina Schiller tra gli allenatori del tuo staff tecnico. Bene. No, no, non voglio fare più sfide, l'abbiamo già fatta per oggi. Abbiamo ottenuto un bel po' di roba. Possiamo ingaggiare, come abbiamo letto poco fa, i nuovi giocatori della Raymond, che sono questi, eccoli qua. Quindi abbiamo Darren, abbiamo Mark, Jack, Harley, Scott, Sean, Suzette, Eric, Jude, Victoria, Bobby, Sean, Axel e Willy. Beh, io direi che ce ne prendiamo un bel po', facciamo la spesa, perché sono gli stessi ma sono potenziati. Quindi tutto il lavoro che ho fatto fino adesso per migliorare il legame, se adesso cambio Axel, cioè non serve a niente, però questo Axel ha un bel po' di roba. Quindi direi di approfittarne. E abbiamo Sean con Aiden e Sean invece normale. Beh, come ho detto facciamo la spesa. Quindi iniziamo da... Ho l'imbarazzo della scelta. Però io inizierei ad esempio... Sì, proprio da Axel, dai. Iniziamo da Axel. Ingaggia, sì. Vediamo le tecniche prima. No, ho sbagliato tasto. Ingaggia tecniche. Tormenta di fuoco, esatto, a livello 2. Mentre il tornado di fuoco è quello normale. Va bene, quindi per avere la tormenta di fuoco io direi di ingaggiarlo. Yes. Ingaggiare lo stesso personaggio, a volte i personaggi imparano nuove tecniche speciali se li ingaggi più. Ah, perfetto, ok. Quindi praticamente non abbiamo ingaggiato un nuovo Axel, ma gli abbiamo fatto apprendere la tormenta praticamente. Quindi i legami dovrebbero rimanere gli stessi. Perfetto, mi ha già risposto il gioco. Direi di prenderci Sean. Sean in questo caso come funziona? Vediamo le sue tecniche.
Ok, non ha tiro, ha tecniche difensive. La difesa di ghiaccio. Allora, potremmo decidere se prendere lo Shawn con Aiden. Direi che questo qui vi piacerà sicuramente di più dello Shawn difensore. Ne sono abbastanza sicuro con la tormenta glaciale. Va bene, ingaggiamolo. E poi possiamo ingaggiare, potremmo ingaggiare Harley ad esempio, che ha un bellissimo tiro dalla distanza. Vediamo se ce l'ha anche lui. Onda inarrestabile, però non ha tecniche difensive. Forse lui non mi conviene tantissimo al momento, perché ha solamente il tiro. Quindi avere in difesa qualcuno che ha solamente un tiro non lo utilizzerei tantissimo. Mentre lui ha la turbina rotante, quindi potrei anche ingaggiarlo, Scott. Ingaggiamo Scott. Perfetto, ah, Jack posso migliorarlo praticamente. Immagino, col muro di roccia è uguale. Peccato che non posso fare il confronto con il Jack che già ho. Mark, posso magari migliorarlo? Così impara il pugno di giustizia. Assolutamente sì, quindi ingaggia. Perfetto. Direi che per adesso va bene così. Magari consigliatemi nei commenti quale prendere per le prossime volte. Vediamo nella rosa, sistemiamo un attimino la rosa. Potremmo anche mettere magari tre attaccanti per utilizzare anche Shawn. Axel, Shawn e Kevin. Potrebbe essere interessante. Ok ragazzi, allora, trovo scomodissimo intanto tutta questa parte della modifica squadra, la formazione eccetera, ma mi devo abituare. In realtà secondo me è fatta molto male, ma comunque sono riuscito a fare quello che volevo fare, ovvero cambiare la formazione, mettere tre attaccanti, e quindi a questo punto abbiamo Axel, la versione nuova, quella che abbiamo appena ingaggiato, e Shawn, anche lui ovviamente l'abbiamo ingaggiato adesso. Kevin per adesso lo lascio, che voglio provare a fare questo Dragon Tornado nelle prossime partite, se ci riusciamo. A centrocampo ne abbiamo tre, con Eric, Jude e Afrodite, e in difesa abbiamo aggiunto Scott. In porta ho messo il nuovo Mark, che quindi ha una mossa in più di parata, e direi che la panchina più o meno va bene questa, o comunque potrei anche cambiarla successivamente, poco importa. Ragazzi, continuate a farmi sapere qua sotto nei commenti come giocare al meglio a questo gioco. Sto cercando di imparare, grazie mille ancora una volta a tutti quanti quelli che mi stanno aiutando. Comunque spero che vi siate divertiti in questo nuovo episodio. Se fosse così, mi raccomando, non dimenticatevi un importantissimo pollice in su, un bel commento qua sotto, condividete il video e tutta la serie con tutti quanti i vostri amici. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento, quindi domenica prossima continuerà la nostra avventura con una nuova coppa, che è la numero 2, quindi non c'è niente da spoilerare. Andiamo, torniamo ancora una volta in Inazuma Eleven 2. Oggi c'è stato un piccolo assaggio, un anticipo. Ecco, la prima partita qual è? L'Alius, perfetto. Si inizia proprio alla grande. Ragazzi, grazie mille ancora. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link per la mia maglietta. Trovate anche il link per i miei social. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao!